bisogno di vita e di umanità al di sopra di tutto, far vincere il bene sul male a rischio della propria vita. Sono questi i valori che hanno guidato l'opera dei medici e dei frati dell'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma nei tragici mesi dell'occupazione nazista, quando l'allora priore dell'ordine ospedaliero di San Giovanni Calibita, fra Maurizio Bialek, e il primario Giovanni Borromeo trasformarono il nosocomio sull'isola Tiberina in un porto sicuro per ebrei e perseguitati politici. Gabriele Sonnino e Luciana Tedesco sono tra gli ultimi sopravvissuti ancora in vita che trovarono riparo nell'ospedale. Loro hanno scoperto la targa posta dalla Fondazione Wallenberg, che dichiara il Fate Bene Fratelli come casa di vita, ovvero un luogo dove sono state salvate decine di vite umane. La carità dei frati che hanno accolto tanti fratelli in difficoltà e il coraggio dei medici del professor Borromeo che hanno inventato il morbo K per sigillare il reparto malattie infettive e spaventare i soldati tedeschi con il rischio del contagio rappresentano la vittoria dell'umanità e della solidarietà sull'orrore. Con noi Gabriele Sonnino. Io avevo 4 anni e con mio padre e mia madre, i genitori sempre a scappare per Roma. Mio padre venne a sapere che qui all'ospedale Fate Bene Fratelli c'erano degli ebrei nascosti. Lasciamo la Magliana e venimmo qui. E qui siamo stati ricoverati per circa 20 giorni, un mese. Mi sentivo a casa, camminavo e dopo, grazie a Dio, ho conosciuto padre Maurizio. Padre Maurizio, un omone grosso, un frate favoloso, mi voleva bene come fossi un figlio. Andavo sempre appresso a lui, i ricordi sempre dell'ospedale Fate Bene Fratelli ce l'ho sempre avuti nel cuore, perché hanno fatto tanto per la comunità ebraica. La Fondazione Wallenberg ha identificato a Roma quasi 300 siti tra conventi, ospedali, case private e istituti scolastici che hanno offerto riparo ai perseguitati, salvandoli dai rastrellamenti e dallo sterminio. Silvia Costantini, vicepresidente della Fondazione Wallenberg. Case di Vita è un'iniziativa che portiamo avanti da circa un anno e mezzo, e quello che cerchiamo di fare è di svelare quei luoghi dove sono state salvate vite umane durante gli anni bui del nazismo. Ma quello che cerchiamo di fare in particolare è ricordare la memoria del bene, cioè quegli atti di insensata bontà per cui delle persone riescono ad andare incontro all'altro e quindi a dimenticarsi di sé e a salvare la vita di altre persone. La Fondazione Wallenberg è una fondazione internazionale. Tra i primi ad aver aderito a questa fondazione, un certo Bergoglio, di cui siamo molto orgogliosi, e quindi ecco, questo è quello che cerchiamo di portare avanti: lo sviluppo e la pace.